Partiamo subito allora con le interviste. Primo classificato, come detto, la Mercedes di Matteo Profilo. Matteo, complimenti innanzitutto. Grazie. Grandi complimenti, una vittoria costruita con grande bravura di guida, grande coraggio anche da parte tua. Innanzitutto ti chiedo se te l'aspettavi di portarla a casa a inizio Gran Premio. Per come era partito, assolutamente no. Con quell'incidente in prima curva pensavo, ho detto, basta, è finita. Gioco per posizioni dietro e nel caso si vedrà. Quando poi ho visto rientrare tutti ho detto, ce la posso fare, devo solo gestire tutto. E diciamo due momenti critici della tua gara, cioè, se possiamo così rappresentarli, come hai detto ben te, quel caos che è successo in partenza, non so se tu hai capito cosa può essere successo, e il secondo momento critico in uscita dal primo pit stop, se non vado errato, che vi siete ritrovati te e Mainello subito alle spalle di Massi Demma. E in partenza hai capito cosa è successo? Non so. Sinceramente no, ero sull'esterno, stavo dando lo spazio a Mainello che avevo visto che era più interno di me. A un certo punto nel girare la visuale mi sembra di aver visto la macchina di Nanni sempre verso l'interno di Mainello, ho detto fammi ballare, però sono stato colpito. Capito. Bull, hai qualche domanda per Matteo, vincitore della gara? No, più che altro da una piccola osservazione, che la sfortuna dell'incidente è stata poi la tua fortuna. È stata una motivazione. Perfetto. Perfetto. Rinnoviamo i complimenti, Matteo, per questo tuo primo successo stagionale qui in Australia. Passiamo al secondo classificato, l'Alfa Romeo Racing di Mainello. Mainello, anche a te complimenti per questa seconda posizione. Mi viene da dire anche te, all'inizio una gara, parto dalla qualifica, dove avevi in mano la pole, poi nell'ultimo tentativo ti è sfumata, quindi già lì magari un pizzico di rammarico ci poteva stare. E poi com'è stata la tua gara? Ma allora, fare tutto l'inizio in qualifica, sull'ultimo tentativo ho sbagliato l'uscita nell'ultima curva, quindi sì, non so se la pole, ma penso tanto. E poi la gara è un po' come Matteo, la prima curva un po' di caos. Devo rivedere il video, non so esattamente cosa sia successo. Poi si è giocato tutto su recuperare. Ho cercato l'undercut su Matteo e non mi ricordo più chi. Jadorian forse? Su una racing point. Sì, esatto. Era lui, sì. Che stava anche funzionato bene, è tornato discretamente tempo. Peccato che poi subito dopo il pit stop di Matteo ha avuto un leggero danno alla Lettone, che non riusciva a stare sul passo. Quindi diciamo che questo la forse uno dei motivi dove non sei riuscito a lottare concretamente con Matteo per la prima posizione. Oppure ce ne sono altri, magari lui aveva più passo. Ma non saprei, perché non avendo avuto un confronto, diciamo, a rimpari, non saprei dirti. Però sicuramente fastidioso non poter lottare a causa di leggero danno all'ala, senza dubbio. Però speriamo meglio la prossima. Dai, comunque puoi ritenerti pienamente soddisfatto, comunque un ottimo podio a conferma delle tue grandi capacità e della tua grande velocità. Bull, qualche domanda per il pilota Alfa Romeo? Più che altro il secondo pit stop, meglio il terzo pit stop, quello là è su gomma rossa, non lo è pienamente capito.
se mi puoi dare una ed è elucidazione. Ho visto che avevo un discreto gap dal pezzo, quindi magari non riuscivo a stare lì davanti, ma avrei potuto fare un paio di giri, non ha funzionato, e puntavo a fare il giro veloce. Ah, ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Ancora grandi complimenti anche a te, Mainello, questa splendida seconda posizione. E ora passiamo al terzo classificato, la Red Bull. Ricordiamo Massi Demma, pilota appartenente alle riserve, quindi centrato una splendida prestazione con questa terza posizione ottenuta qui in Australia. Anche a te, Massi Demma, complimenti. E due domande. Vai. La prima, innanzitutto, mi viene da dire, tu sei stato quello, diciamo, più fortunato dal caos in partenza, perché sei riuscito a evitare il contatto e ti sei ritrovato in prima posizione. E collegandomi a questa osservazione ti dico, com'è stata la prima parte di gara, anche vedendo che avevi alle spalle la Ferrari di Dion Catanese. E la seconda domanda, dicevo, c'è stato un momento della gara in cui hai temuto di perdere il podio? Allora, intanto la partenza mi è sembrato che c'era parte il caos che dovrebbe andare la parte della fredda, perché mi sembrava di andare molto meglio degli altri, tanto l'anno per l'anno che stava dietro provava a scompacciarmi, ma non ho trovato un po' di se c'è stato un momento, sì, se c'è stato un momento della gara dove hai temuto di perdere il podio. Guarda, continuavo a guardare il mercato e cercavo di progressare le bombe, perché avevo provato, avevo visto che avevo bisogno di stare a guardare il palazzo, avevo il passo di una cosa di un anno, andava bene così il terzo posto, la macchina guardava male. Capito, capito. Bull, qualche domanda anche te? Il pilota Red Bull? No, nessuna domanda. E io un'ultima domanda per tutti e tre, prima di chiudere chiedo, prossima gara, torniamo subito tra 7 giorni, Bahrain. Partiamo da Matteo, che aspettative ti poni, Matteo, per Bahrain? Mainello, tu? Aspettative per Bahrain? Bahrain, allora, ho fatto una gara di Lega già e non mi piace la pista. Mi sembra. Vedremo la settimana prossima. Massi, te? Se hai... Sì, esatto, se hai, comunque se avrai modo e la possibilità di partecipare un po', se è una pista che ti piace, non so. Perfetto, perfetto. Allora ragazzi, io vi ringrazio, è stata una bellissima corsa, davvero con tanti colpi di scena, molto molto avvincente. E Bull, ringrazio te. È stato davvero per me un enorme piacere commentare questa corsa insieme a te. E ricordiamo, ci ritroviamo tra 7 giorni, quindi si torna subito in pista per entrambe le categorie, subito da lunedì 30 settembre con il Gran Premio del Bahrain per la F1 e da giovedì 3 ottobre con la F2 sempre sullo stesso circuito di Al Sakhir in Bahrain. Da Miro, da Bull e dai tre ragazzi che ci hanno raggiunto qui in party, i tre ragazzi sul podio, un saluto a tutti e una buona serata a tutti.